vediamo. Match molto... Allora, diciamo che ce lo si aspettava. Questa volta è un risultato più prevedibile, sì. più in linea con quello che siamo abituati a vedere. Sì. Sì. Ieri è stato un pochino più ricco di upset. Ma questo matchup nobody vince mai sulla carta, però l'ho già detto prima, talmente tanta esperienza nel matchup che equalizza. Sì, Bison sicuramente anche come posizione nella tier list, diciamo che è considerato più alto di Jury. Sì, vabbè, questo sì, ma adesso ormai è questione di matchup tra i giocatori più che di matchup sulla carta. Sì, sì, sì. Sono comunque giocatori che si conoscono da... Sì, loro giocano tra di loro parecchio, quindi sanno benissimo, diciamo, le abitudini dell'altro. Prima giornata, ok. Perfetto, abbiamo Wolf che aspetta in Grand Final. Quindi penultimo match per noi in stream. E poi si passa a Dragon Ball, penso, sì. Io lascerò il posto a Bert, che è più esperto di me. E mentre schiacci resterà anche per fare la telecronaca di Dragon Ball. Sì. Con sua somma delizia. Grazie. I giocatori ci sono. Questa sarà FT3. Questo è l'FT3. Speriamo di vedere cose belle, dai. Ci aspettiamo un bel match. Vediamo, magari invece che un 4, un 5, un 3-0, magari vedremo qualcosa di più equilibrato. Intanto cerco di trovare una carica. No, non c'è un modo per caricarla. Tipo se metti questo cavo qui. Questo non è collegato a nulla. Bisogno di ricaricare, anche perché ho il biglietto qui, adesso tutti sanno che ho il biglietto sul cellulare. Cerchiamo un caricabatteria. E anche se mi piacerebbe molto rimanere qui. Vediamo un po'. Io non so se ce l'ho io. Preferirei di no. Preferirei di riuscire a prendere più aerei. Che cos'è? Micro USB? Micro USB. Ma dove lo attacchi adesso? Dove adesso c'è una presa. Oh, aspetta. Ci penso io. Ti attacco qua. Una cascata di USB, dovresti caricare un po'. Oh, iniziamo a vedere un po' di spettatori extra per queste fasi finali del torneo. Ci mancherebbe, che cavolo. Siamo contenti. Tanto la carica non va. No, non ce la fa, no, non è abbastanza. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Ah no. Ma è un po' falso. Un po' falso, il cavo è un po' falso, mannaggia. Forse è proprio. I trick, abbiamo dei trick per caricare i telefoni, ragazzi. No. Sì, no, fermo. È andato. Soluzioni punk, per adottare soluzioni punk. Ci vuole sempre. Sì. A mali estremi. Estremi rimedi. Oh, ma stanno giocando, sono partiti. Eccoli. Senza avvisare, ragazzi. Scusate, ragazzi, presi dal mio cellulare, non siamo partiti. Ci siamo. Vediamo un massiccio vantaggio vita per Bison. Sì. Però Jury al V-Trigger, quasi finito, adesso è finito. Vado invertiti i nomi. Ecco, ci siamo. Ok, vediamo controllo da parte di Mr. Nobody. Carica barra. Bel buffer, un po' pesca. Attivazione, arriva l'attivazione, dovrebbe arrivare. Ok, si avvicina, sfrutta la balletta, giustamente. Non era in vantaggio quello Psycho, giusto così. Oh, bella punish. Era pronto. Abbastanza semplice quella punish lì, ha sbagliato. Cico pronto. Ah, la frascati. La frascati. Ok, c'è. Non ha fatto in tempo a... È molto difficile interrompere i dash di Bison. Vediamo Mr. Nobody ancora con Trigger 2, Okay, stomp. Sta viaggiando molto con gli head stomp per battere il controllo terreno di Jury. Il controllo a terra di Jury. Ok, c'è. Crash counterone, angolo. Ultimo guess. Vicino allo stomp. Sbaglia la punizione però Nobody. C'è lo stomp. Brutta. Un overhead riesce. Brutta. Punto drop, Mr. Nobody avverte la stanchezza. Una tech, ma c'è. Prova la il crash counter. Funziona. Gico riesce a pareggiare i conti, vediamo se la spunta. Matrioska in testa.
No fear. Bella parata da parte di Cinco lì. Ok, salta la matriosca. Preso, sbaglia la combo, pulito non benissimo. Non bene, ma è qualcosa. È la Cinco special. La Cinco special. Inferenza sulla V-skill. Ok, lo mette nell'angolo. No, non lo mette nell'angolo, non è la back throw. Forza nobody. Perché lo vedo un po' giù, quindi dico per lui. Oh, c'è... ah! Non riesce a confermare il jumping. Ok, corner carry. Bello. Oh, interruzione. Va bene. Interruzione assurda. Ci sta. Cinco però lo tiene nell'angolo. Adesso è brutta. Converte, super. No. Strano. Vuole plus frame. Vuole plus frame, sì, la vuole spingere nell'angolo. Pesca basso, e Cinco. Super. È per 1-0 per Cinco. Si porta in vantaggio. Va bene. 1-0 per si il rischia campione. La finale Makers contro Makers. Potrebbe essere. Vedi anche lì un classico. Vediamo se... Ma non tutto è finito ancora per Mr. Nobody. Può risalire, lo ha già fatto ieri. Vediamo se Cinco vuole raggiungere Mr. Wolf. Se vuole questo derby così forte da spingere oltre l'ostacolo di Mr. Nobody. Ok, ci siamo. Back match to the match. Bel crash counterone, lo porta nell'angolo, va basso, lo prende ancora reset, però Cinco preme. Bravo, e cambia fuori. Gli angoli, cruciale questo salto, sì, in avanti dall'angolo. Assolutamente fondamentale uscire Cinco dall'angolo. Sa esattamente dove premere ancora una volta. Bella. Ok, bellissima pressione. Cancella in shuriken, prova la shimmy. Oh, c'è crash counter, non è ancora finito però. No, perché è troppo scaling, probabilmente non riuscirà a finire. Resetta giustamente. Cinco c'è. Cinco, non ha neanche c'è bisogno di saltare indietro per batterla, la interrompe direttamente. Attenzione, si studiano, Mr. Nobody sta cercando di stallare ed è giustissimo. Vuole rallentare un po' sì, la partita, ci sta. Questa è una punizione, portarla. Non ottima, ma no, ottima, mancato la seconda che Cinco comunque c'è, a livello di riflessi, giusto, ogni tanto ci sta. Lopesca sta usando una ex Mr. Nobody, non so quale. Buona interruzione, perfetta. Buono Lopesca, mentre camminava indietro. E nell'angolo Cinco. Interrotto Cinco, non le fa passare. Niente, attiva. Lo porta nell'angolo, non cerca di portare nell'angolo. Ok, pressione giusta, reversal. Sì, sì. Approvo l'utilizzo del B-meter. Doppio dash avanti, presa indietro. Questa è stata anche la chiave di lettura del match precedente di Cinco. Il dash, sì, avanti e la presa. Non riesce ad entrare Mr. Nobody. Vediamo se adesso trova un'apertura. Last frames, tenta il crash counter. Non preme Cinco, paziente. Vediamo, ma è nell'angolo. No, reversal giustissima. Sì, ci sta, prende un po' di... Però adesso B-trigger da parte di Mr. Nobody. Vediamo se riesce a chiudere. Non è l'uno. Non sono d'accordissimo, sinceramente. Non ha molto pagato questo. Ancora un B-reversal, dici, tanto non riesco a fare trigger in questo round. Ha provato la shimmy con il doppio dash, giusto? L'auto shimmy. Oh. Vicino. Non ha convertito lì. Bastava un siamo altro medio. Passo. Questo è un match importantissimo. Round. E forse un round importantissimo. Sì, questo è un round importantissimo perché sei il crocevia del match. Bravo. Siamo sull'1-1 round, ovviamente. 1-0 per Cinco in termini di game. Cerca di pescare, va a pesca Mr. Nobody con questo down forward HP. Ancora va a pesca, continua a pescare. Oh, e adesso legge il raccoglie giallo. I frutti. Legge mamma mia, il giallo. Mi aspettavo che Cinco tirasse ancora, onestamente. Cinco si fa un po' di giusto, spazio. Va a bella, intier, dopo la doppia dash. Buona interruzione. Ok, attiva. E adesso Mr. Nobody deve resistere un po'. Tech alla presa, coraggiosissimo quel tech. Sì, se ne libera con la V-reversal. L'avrebbe pulito, avrebbe fatto scramble male, però va bene lo stesso. Va bene lo stesso per Mr. Nobody. Con la pescata. Non ho capito perché non ha usato lo scissor X. C'è la scimmi. Vediamo, attenzione, Cinco. Qui può finire in entrambi i modi. Cinco c'ha la super, conferma. 2-0. 2-0 Cinco. Era importante questo match. Molto molto importante, si era porta in vantaggio su 2-0, adesso è match point per Cinco, potenziale match point. Questo match era fondamentale per gli equilibri, però Mr. Nobody ha dimostrato altre volte che può risalire la china.
quindi non è finita, manca ancora, cioè è, si può girare questa cosa del final tranquillamente, si può tranquillamente girare, assolutamente. Alla fine sono soltanto tre match, quindi un FT3 vediamo, non può considerarsi concluso così presto, vediamo se nobody trova la chiave di volta per portare indietro il risultato. Niente anti-air da parte di Mr. Nobody, non prova a punire, ma Gico aveva la sta la rispettando bolla. Tantissimo comunque, sì, Gico. No, ma sta giocando come deve giocare. Gico è andato un po' troppo a pesca con questo HP, Gico l'ha capito e salta neutro. Sì, 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 per sì, batterglielo. Gico ha un po' cambiato, deve cambiare marcia anche Mr. Nobody adesso. Okay, ok, c'è l'attivazione, scivolata. Scivolata, continua ad andare a pesca, Gico interrompe giustamente. Last frames, no, non ci sta, diversa, non ci sta. Sta cercando di prendere tempo Gico per fargli sprecare questo V-Trigger 2. Mi sembra anche quella un'ottima idea. Ottima, visto che V-Trigger 2 potrebbe diventare molto tricky. Lascia avanti, converte, reset. Stava fermo, aveva paura di una scimmiata. Ancora Gico è senza V-Trigger. Sì, sì, sì. E questa va punita pesante, ma sbaglia. Wow, sbaglia clamorosamente. Porta nell'angolo, una presa può finire. Mr. Nobody deve riprendersi ora. E ora o mai più. Match point Gico! Secchio d'acqua fredda in testa virtuale per Mr. Nobody adesso, oppure sì, non ce la fa. Adesso esatto, esatto, qua ci vuole una svegliata di quelle pazzesche. Dai Nobody, riprendi. Vogliamo un match Nobody. Doppio dash presa. Buona frame tra... No, era giusto così. Sprecherà la super? No, se la tiene. Meglio tenersi. Anche perché le barre. Può chiudere il match in questa sì, sopra. Può chiudere il match adesso, basta una combo. Scivola okay, attivazione. Ok, pressione, plus frames, utilizza Gico, sempre la V-reversa. Gico non vuole non proprio... non vuole che sale dopo. Oh! Munizione? Vediamo! Oh! Buona munizione. Gico! Si guadagna la Grand Final. Abbiamo la nostra Grand Final, ragazzi. Derby in casa Makers. Ci si prepara. Insomma, questa loser final. Questa loser final è stata abbastanza dominata, ma io penso che arrivato a questo punto Nobody veramente non ne avesse più. Sì, per questa volta si è scaricato. Aveva bisogno di riposare un po'. È vero che il ritmo di questo torneo è stato abbastanza incalzante. I match sono seguiti molto molto velocemente, non hanno avuto il tempo i ragazzi di riposare granché, quindi torneo ieri, torneo quando oggi. Si arriva alla fine di un torneo è sempre così, le ultime tre sono le peggiori. Siamo in chiusura di weekend. Allora i ragazzi chiedono 5 minuti di pausa, giustamente direi che ha bisogno prima della Grand Final ci sta di riprendersi e anche perché dovrebbe risalire, dovrebbe resettare. Sì. Gico deve tornare indietro dal loser bracket, ragazzi, okay. Quindi direi che facciamo un 5 minuti back. Per noi 5 minuti di pausa per tutti, torniamo tra poco con la Grand Final. Bye bye.